Noi di Bologna come siamo non lo so. Quello che so è che non è vero che siamo ospitali. Anni micidiali. Micidiale parlare. Coltelli che si infilzano nel burro, sì. Dove è stato detto tutto e detto niente. Ed ogni slancio onesto vive la ripetizione. Quando siete a 3-4 metri da Don Corrigo, di cari fa. Beh, bisogna che vada in via del piombo. Luoghi all'interno dei quali non sentirete mai pronunciare una parola in italiano. No, scusate, una sì, una parola viene pronunciata. Altro. Chiesto dal bottegaio al cliente che di solito risponde altro. È come una parola d'ordine. Anche se lui ha finito la spesa, non vuole più niente, dice ma poi in ultimo mi dà un letto di crudo. Taglia l'etto di crudo, poi va. Altro e lui, altro. E lui non vede via. Io conosco studenti universitari di fuori, ci ha messo 4 anni per capire cosa stava dicendo. E sentirò, altro, altro, vedeva la roba che andava via. E poi, classe. È una parola d'ordine, eh. Occhio che se uno sbaglia e non dice altro, viene squalificato, la spesa è regolata. Altro, altro, obbligatorio. Poi quando quello di fuori arriva all'improvviso e ti chiama, nel bolognese scatta automatico il socio che tu marò. Bologna è una città che va vissuta di 3/4 dai buchi della serratura, porte socchiuse di bottega, coi tempi da scandire a tavola e passeggiate fatte innalzando in alto l'ottica dell'osservazione, perché Bologna, se ci fate caso, non è una città frontale. Vedini è morto, che sono 2 anni. Come è morto? E a quel punto uscite velocissimi dalla bottega, se no vi beccate tutta la trafila, l'odissea della malattia di Ghedin, che si sente male mentre era in cantina, entrava in bottiglia del virus, si sente male, ha avuto un malore. La moglie l'ha preso, l'ha portato su, l'ha portato in ospedale, l'ha portato in ospedale, cliniche, ospedali, ha preso le pastiglie l'ha fatto stare male tutta la notte, così con le pastiglie, il malore che aveva avuto prima è stato male ancora di più, l'ha fatto male il giorno dopo, tutta la settimana ha avuto una febbre, febbre 40-42, però è tornata a 6-38, perché ha preso la tachirina, però e ha preso 2 tachirine, però 2 tachirine fa male lo stomaco, quindi ha avuto il buco nello stomaco, dopo non c'è stato male, voi uscite, ve lo... Noi a Bologna, fateci caso, dobbiamo fare il giro, è obbligatorio. Dopo un po' lui ricompare con un altro salame, come la refurtiva di un colpo appena compiuto. Avvicino la signora, prende il sacchetto e lo mette dentro. Sappiamo questo salamino qua. E poi no, che rovina. Ma scusi, ma perché i sapesi lì non sono buoni. E comincia distrattamente a suonare il campanello. A intervalli regolari, così. Quelli che vanno al mare la domenica, anche se ci mettono 8 ore ad andare, 8 ore a tornare, vanno a mangiare il tè, se mi piacciono. Non mi piacciono quelle macchine guidate male, perché dentro c'è gente che le guida solo quel giorno lì. Quelle via carni infilate male, la fila che si intasa dietro, oppure quelli che entrano nella corsia del telebus anche se non hanno il telebus. Sono Pier Federica! Una barba con la G. Ho un cipone enorme. Me l'ha regalato mio marito. Perché dice che siccome che non so guidare, almeno se fatto un incidente non mi faccio niente. Infatti ne ho mandati 3 all'ospedale e non so fare. Come quelli del sud, sono tutti così quelli del sud, tra l'altro sono tutti a Bologna, vengono tutti a Bologna, nel mio palazzo, sono tutti di Lecce, che bella Lecce, che sole che c'è a Lecce, beh torno a Lecce, che cazzo fai fare qua? Una volta, solo quella volta lì, da San Luca,
guardato laggiù, oltre l'orizzonte, oltre la linea della tangenziale, quella volta, solo quella volta di Casaluca, ho visto il mare. L'ho detto a uno che era lì, fianco a me, la risposta è impossibile. Ah, per vedere il mare lei bisogna che faccia il giro e guardi la villa lì. Senta, gli ho risposto, poi ho fatto una bella pausa. Vado a fare da un pugnato.